Buongiorno, siamo con Giancarlo Marcotti, esperto di macroeconomia, con il quale oggi affronteremo un argomento molto attuale e anche molto dibattuto, che ha creato un certo malcontento e anche insomma, una serie di critiche. Stiamo parlando di EasyBank e quindi della nuova banca digitale creata dal gruppo Intesa San Paolo, destinata a 4 milioni di clienti che dalla selezione condotta dal gruppo stesso sono già prevalentemente orientati verso il mobile banking e quindi usufruiscono principalmente di servizi bancari digitali e si recano sempre meno nella filiale. L'annuncio di questa nuova apertura era già arrivato nei mesi scorsi e piano piano, insomma, è arrivata anche questa comunicazione che ha fatto molto discutere e che annunciava appunto il trasferimento dei conti correnti. E se da un lato EasyBank ha annunciato massima accessibilità, semplicità e inclusività, dall'altro pare abbia peccato in chiarezza, proprio perché sono molti i correntisti che si sono chiesti quale sarà effettivamente il destino del proprio conto corrente. Allora, noi, Giancarlo, rivolgiamo a lei questa domanda. Ecco, cosa pensa della scelta di Intesa San Paolo e quindi della nascita di EasyBank, di questa comunicazione, definiamola cattiva, evidentemente non perfetta, non lineare, non chiara come ci sarebbe aspettati, e anche i rischi eventuali, se effettivamente ci possono essere dei rischi. Beh, io direi che i rischi sono legati al fatto che Intesa San Paolo è oramai un marchio conosciutissimo, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Quindi il cliente Intesa San Paolo, si sente tutelato da questo marchio. EasyBank è un nome nuovo, certo. Intesa San Paolo dice che EasyBank è una banca controllata. E quindi la stessa garanzia che hanno i correntisti di Intesa San Paolo ce l'hanno anche quelli di EasyBank. Certo, eventualmente in un domani qualche dubbio rimane, nel senso che potrebbe non essere che un domani Intesa San Paolo voglia vendere EasyBank ad un altro gruppo. Quindi questi aspetti, diciamo, rendono un po' poco chiaro questa operazione. Un'operazione che, ricordiamo, attenzione, è la prima in Italia, cioè mai era successo in passato una cosa di questo genere. Quindi la prima cosa da chiedersi è perché Intesa ha voluto fare un'operazione di questo genere. Ovviamente bisognerebbe rivolgersi a Carlo Messina per fare questa domanda. Io però potrei avanzare un'ipotesi. Proprio avendo ascoltato Carlo Messina qualche giorno fa, intervistato dalla celebre TV finanziaria CNBC, non si parlava di EasyBank, però si parlava di Banca Intesa e di eventuali M&A, cioè merger or acquisition, insomma l'acquisto di altre banche. E Messina ha giustamente detto che certo in Europa potrebbe acquistare o fare delle operazioni con altre banche. In Italia c'è una legge antitrust, chiaramente Intesa ha già una grande clientela in Italia, quindi senz'altro ci sarebbero problemi di antitrust. Di conseguenza, il dubbio è che dietro a questa operazione, EasyBank, ci sia appunto la possibilità di evitare l'antitrust, che ha già aperto per la verità un'istruttoria sul primo passaggio dei clienti. Ecco, ricordiamo che il passaggio dei clienti avviene anche per silenzio assenso, un altro aspetto, diciamo, non proprio lineare, insomma, perché Gradito direi anche. sì, direi si passa ad un'altra banca, c'è un altro IBAN.
Non si deve firmare niente, basta stare in silenzio e ci si ritrova in un'altra banca, anche se occorre chiarire, come hai già detto perfettamente tu, che ci sono determinate, è una determinata categoria di persone al quale Intesa si rivolge. Tra l'altro, ecco, potremmo dare così qualche dato. Le persone non debbono avere più di 65 anni, quindi diciamo che è un'operazione che non tocca la clientela anziana. Poi non devono essere entrati in banca nell'ultimo anno, insomma, sono veramente persone che operano quasi esclusivamente tramite l'app scaricata di Intesa. Poi sono persone che non possiedono dossier titoli. E poi sono persone che non hanno neanche mutui con Intesa San Paolo. Quindi diciamo che viene ristretto. Però abbiamo proprio la notizia di questi giorni che ci sarà il passaggio di altri 2 milioni di persone, un numero estremamente elevato, entro il 18 di marzo e entro un mese prima, diciamo, devono eventualmente queste persone, se non desiderano appunto il passaggio, di farlo notare, diciamo, a Banca Intesa, la quale naturalmente cercherà comunque di convincere il maggior numero di persone al cambiamento. Banca Intesa, ecco, concludo così questo intervento. Banca Intesa dice che la prima migrazione, come si suol dire, è stata, secondo loro, un grande successo. Cioè, sembra che il 90, sembra, naturalmente ci riferiamo ai dati che ci fornisce Banca Intesa, che il 90% dei clienti trasferiti ad ottobre fosse già operativo. Quindi è che soltanto il 5% della clientela non era pienamente soddisfatta. Ecco. Quindi, secondo Banca Intesa, visto che la prima migrazione è stata così un successo, ha pensato a questa seconda migrazione di altri 2 milioni, ripeto, di correntisti, che avranno tempo fino, se non mi sbaglio, il 18 o il 19 di febbraio per eventualmente, insomma, rimanere in Banca Intesa. Altrimenti passeranno a EasyBank, questa nuova banca, chiamiamola telematica, insomma, che non ha quindi sportelli fisici. Insomma, i clienti EasyBank non possono entrare in una filiale EasyBank perché non è, però possono entrare in una filiale Intesa San Paolo, almeno gli hanno lasciato questa possibilità, insomma. Non saranno banditi, ecco, da ogni filiale, quantomeno, però certo c'è, insomma, questa sorta di disumanizzazione e invece una crescente digitalizzazione e vorrei tornare a breve su questo punto. Ma prima dal suo spunto, premesso che effettivamente bisognerebbe poi anche sentire l'altra campana, cioè verificare un po' il rovescio della medaglia, come sempre, quindi davvero magari chiedere ai clienti coinvolti se sono così in larga parte soddisfatti del cambiamento e se solo il 5% della clientela, come giustamente ricordava, è insoddisfatto o se i numeri sono un po' differenti. Però questo non è compito nostro, quindi ci auspichiamo che i clienti effettivamente coinvolti nel passaggio possano essere soddisfatti perché, insomma, senz'altro un cambiamento quando si parla poi di conto corrente, di banca, comunque di argomenti non per tutti così facili da trattare, da affrontare, sui quali non tutti hanno poi le stesse competenze, la stessa dimestichezza, può comunque essere un problema, no? Può rivelarsi qualcosa di problematico. Per cui, ecco, io volevo sapere da lei, o meglio, sottoporle uno spunto un pochino più ampio, che secondo me deriva proprio dal cambiamento di EasyBank. E in particolare mi sono chiesta se oggi le banche danno
danno ancora una certa valorizzazione al cliente. Se il cliente è ancora in qualche modo al centro del servizio bancario, una volta c'era con il cliente un contatto un pochino più diretto, oggi invece sembra sostanzialmente solo un numero, ecco, uno dei tanti. Gli si offrono sempre più fondi, assicurazioni, eppure le banche è con i soldi dei clienti, con i soldi dei correntisti che guadagnano in qualche modo, no? Che crescono. E quindi qual è oggi il ruolo del cliente? È davvero solo un numero? Me lo chiedo anche alla luce di quella che dicevamo essere una crescente digitalizzazione. Sono molte le banche, per esempio, che hanno chiuso gli sportelli, non c'è la filiale digitale, non c'è l'EasyBank di turno, ma penso magari a una persona un po' più in là con gli anni che fatica a usare l'home banking e altri dispositivi offerti dalle banche, ma esclusivamente online, e quindi necessita di essere fisicamente in sede, fi andare fisicamente in una filiale. Ecco, qual è secondo lei il ruolo oggi del cliente? Siamo solo un numero? Siamo ancora così importanti per la banca? Siamo davvero al centro? Beh, dovremmo essere importanti per una banca perché diciamo che il core business di una banca è l'intermediazione del credito, cioè raccoglie delle fonti, cioè dalla clientela e fa degli impieghi, ossia presta questi soldi normalmente ovviamente all'industria o comunque diciamo a chi lavora quindi teoricamente il ruolo della banca rimane questo, però è sempre più difficile fare margini. Noi ricordiamo anni passati, insomma, decenni fa. Quando i tassi erano elevati, è chiaro che con i tassi elevati, quello che allora non si chiamava spread, ma comunque insomma la differenza tra il tasso passivo e il tasso attivo, quando il tasso è elevato, poteva appunto essere di un certo margine. Quindi c'erano margini per le banche. Quando, soprattutto dopo gli anni 90 e soprattutto con l'entrata dell'euro, i tassi sono drasticamente scesi, poi non parliamo dopo la pandemia che sono addirittura arrivati a zero. È chiaro che per le banche i margini di guadagni sono estremamente diminuiti. Quindi per mantenere quel margine di guadagno si è cercato di eliminare dei costi o comunque insomma di ridurre dei costi. E il costo del personale è uno dei costi, ma anche il costo stesso della filiale. Attenzione perché, ecco, forse una cosa sulla quale noi molto spesso non riflettiamo. Hai detto giustamente che alcune banche hanno chiuso degli sportelli sia nelle città, ma anche in paesi, e ci sono molti paesi, piccoli paesi, che adesso non hanno sportelli bancari. Però dobbiamo tener conto che lo sportello bancario costa, e non costa solo per l'affitto, ma costa perché uno sportello bancario deve avere, faccio, insomma, delle norme di sicurezza, cioè. Quando entriamo in una banca che ci sono quelle porte che insomma, quelle porte costano care, non è che poi le assicurazioni costano care perché una banca adesso fortunatamente le rapine in banca sono molto diminuite, ma una volta era un problema e l'assicurazione per le banche, quindi per ogni sportello, costava cara, quindi le banche hanno cercato, diciamo, di riprendere margini proprio dal fatto di diminuire i costi e i costi del personale, ripeto, o il costo anche proprio stesso della filiale era un costo abbastanza rilevante, per cui adesso vediamo che il personale diminuisce, EasyBank è ha solo personale
che risponde al telefono di fatto, quindi è una banca telefonica. Chiaramente la stragrande maggioranza delle operazioni viene eseguita direttamente dal cliente, e questo naturalmente porta le banche a tornare ad avere una certa redditività. Poi è una cosa però dell'ultimo anno, i tassi sono aumentati e questo ovviamente ha permesso alle banche quest'anno di avere dei bilanci decisamente buoni. Poi adesso non entriamo nel discorso della famosa tassa sugli extra profitti, però obiettivamente, come dicevo prima, se i tassi sono alti anche i margini delle banche sono alti, se i tassi sono bassi. Quindi è vero che quest'anno hanno guadagnato molto le banche, quest'anno intendo dire il 2023, ma è stato un anno buono per, vediamo le trimestrali delle banche, vediamo il nostro FTSE MIB, che è un indice di borsa nel quale abbiamo quasi tutti, diciamo, i maggiori istituti bancari, che in quest'anno hanno avuto, insomma, delle performance eccezionali, in particolare Unicredit, ma la stessa Banca Intesa, insomma. Quindi è un anno buono per le banche, ma arriva dopo diversi anni di tassi a zero, che erano anni nei quali le banche soffrivano, quindi poi hanno cercato di ampliare l'offerta, quindi, come dicevi giustamente, anche puntando molto sulla questione assicurativa. Però ecco, le banche sappiamo che hanno un core business che è quello, ripeto, dell'intermediazione del credito, e una banca come Banca Intesa, che è la classica banca di sistema, è una banca che deve andare incontro anche alle esigenze degli italiani e non solo del popolo italiano, ma proprio dell'economia del paese, no? Quindi cercare in ogni maniera di supportare ancora tutto il nostro sistema economico. Questo è un altro aspetto che le grandi banche devono avere, insomma. Certo, e proprio perché insomma ha fatto giustamente questa osservazione e ha ricordato anche in precedenza che Intesa è la prima banca, il primo gruppo bancario a lanciare una banca esclusivamente digitale. Ecco, secondo lei qual è quindi il destino delle banche? Potrebbero essere altre le banche italiane? Qual è un po' il sentimento al momento, se ci sono magari a suo avviso altre banche, altri gruppi intenzionati o che potrebbero essere intenzionati a seguire la strada tracciata dal gruppo Intesa? Ma guarda, a questo proposito, purtroppo la mia generazione, purtroppo nel senso che insomma, gli anni di banca sono tanti, insomma, e ha visto evolversi questo settore, e come spesso accade, quando parliamo oggi di EasyBank come banca telefonica, sembra che stiamo parlando di qualche cosa di estremamente moderno. Nella realtà, le banche telefoniche erano nate, e ce n'erano, diciamo, anche se magari non erano proprio delle banche, erano delle SIM, ma comunque avevano la possibilità di aprire un conto corrente, quindi l'operatività era delle banche. E allora gli italiani, tra virgolette, insomma, non si fidavano molto, perché la banca dava sicurezza, no? La SIM, chi sei? Non ti vedo, devo telefonare per parlare con te. Quindi parlo degli anni 80 e degli anni 90, ma in particolare gli anni 80, in cui appunto c'erano queste SIM, che stava per società di intermediazione immobiliare, che agivano come una banca, in particolare per quanto riguarda la raccolta di risparmio gestito, però aprivano come una banca, ed era una banca telefonica. La maggior parte di queste SIM si è trovata costretta, quasi, adesso esagero con i termini, ma per farmi comprendere, a diventare banca, proprio perché diventando banca
C'era la fama che entro i 100.000 euro depositati sul conto corrente, c'è la garanzia, sia dell'interbancaria, ma anche la garanzia statale. Quindi c'era una serie di garanzie, uno si sentiva più tutelato. Queste banche hanno dovuto aprire degli sportelli per far vedere che esistevano. Cioè, voglio dire che, come spesso succede, forse quelle banche, quelle SIM, diciamo, erano troppo avanti con i tempi. Oggi ha senso una banca telefonica perché la stragrande maggioranza delle operazioni veramente la fa direttamente il cliente. Una volta invece era una cosa, diciamo, troppo all'avanguardia. Ecco, forse le persone non erano ancora. Ovviamente sappiamo che la diffusione di internet è avvenuta in questi ultimi 20 anni, quindi se torniamo indietro di 30 anni, la diffusione di internet non era così come in questo periodo. Quindi Certo. certamente. Quindi ecco, solo per concludere il discorso, oggi fare una banca telefonica, e quindi una banca nella quale il cliente praticamente fa tutte le sue operazioni, a parte quelle automatiche, quindi fa addebitare le bollette, tutto questo viene in automatico, poi fa i suoi bonifici. Un'altra cosa, adesso lo dico con un sorriso, il bonifico immediato, cioè è una cosa che, diciamo, una volta non era neanche pensabile, no? Che in tempo reale effettuo un bonifico e la persona al quale io mando dei soldi lo riceve immediatamente. Però ecco, anche questi aspetti ovviamente possono essere degli aspetti che vediamo solamente, diciamo, da poco tempo. E tra l'altro EasyBank, adesso io ho citato proprio questi tipi di bonifici, perché EasyBank dà la possibilità di avere gratuitamente anche questi tipi di bonifici. Quindi diciamo che ovviamente non poteva fare in maniera diversa, Intesa dà comunque a EasyBank cioè dei vantaggi, cioè per cui obiettivamente il cliente di EasyBank ha dei costi bassissimi. E i servizi essenziali sono comunque garantiti. Ecco, abbiamo detto che ci sono una serie di clienti che non passeranno a EasyBank. Non è solo che sono clienti, come ho detto, non digitali, sono anche clienti che operano, però, ad esempio, come ho detto, i clienti che hanno un mutuo non passeranno ad EasyBank, i clienti sopra i 65 anni non passeranno ad EasyBank, quelli che hanno un dossier titoli non passeranno ad EasyBank. Quindi dobbiamo anche sottolineare questo fatto. Ecco, se c'è da dire una cosa sulla trasparenza, che non ho detto prima, forse è bene da specificare. Al cliente arriva un documento digitale, diciamo, quindi sul telefonino, di 54 pagine. Insomma, Non poteva, no? non dico che sia un'enciclopedia, però poi naturalmente Intesa dirà che sono obbligati per tutte le leggi che ci sono, la trasparenza, eccetera. Però leggere 54 pagine su un telefonino non è proprio agevole. Ovviamente. Direi che è dura, insomma, trovare una particolare voglia di cimentarsi in queste 54 pagine. Tecniche, tra l'altro, quindi insomma, come giustamente sottolineava, Intesa si deve tutelare, ci sono anche informative di privacy, insomma, una serie di informazioni appunto che inevitabilmente deve dare, però il tema della trasparenza che ha sottolineato direi essere pienamente corretto e condivisibile. E allora, ecco, per concludere la nostra chiacchierata, volevo chiederle in definitiva se è effettivamente d'accordo con la scelta di Intesa, se la trova innovativa, al passo con i tempi, corretta, o se insomma lei non l'avrebbe mai fatta, insomma, se fosse un cliente EasyBank anche in questo momento si direbbe favorevole o meno.
Allora, forse anche le persone della mia generazione comunque quando sentono qualche novità restano sempre un po' titubanti, ecco. Quindi capisco le persone che possono avere insomma delle remore nel passaggio. Obiettivamente però ritengo che Intesa abbia fatto per prima un'operazione che verrà poi fatta anche da altri istituti, perché presumo che si andrà verso questa direzione. Quindi non sono totalmente favorevole, però capisco che l'evoluzione delle banche porta anche a questa soluzione. Quindi, secondo me, altre banche poi seguiranno, questa strada. Perfetto Giancarlo, io la ringrazio di cuore per il tempo che ci ha dedicato, per il bellissimo intervento, gli spunti interessanti che saranno anche altrettanto utili. E, le do appuntamento a un prossimo incontro. Grazie. Cioè, grazie a voi e a presto.